Benvenuti. Ladies and gentlemen, Colonel Michael Gordon. Thank you. Grazie. Oh, we're sharing a microphone. We're sharing a microphone, so I will speak in English, and hopefully he'll be able to understand and translate. Condividiamo un microfono e spero che lui potrà tradurre correttamente in italiano quello che sto dirò in inglese. I was born and raised on a small farm in Michigan, USA. Sono cresciuto e sono stato allevato in una fattoria nel Michigan, negli Stati Uniti. And the one thing I realized when I grew up on the farm before I went to college was that being on a farm was the last thing I wanted to do with my life. E una delle cose che ho imparato stando in questa fattoria prima di andare al college era che stare in fattoria era l'ultima cosa nella vita che volevo fare. So I set myself on a direction to get as far away from that farm as I could. E quindi mi sono posto un obiettivo, essere andare il più lontano possibile da quella fattoria. Had no idea it would be as far as it turned out. Non avevo intenzione di andare così lontano come è andata, ma let's see. Oh, I think we're going the wrong way. Okay. Okay. I'm going to assume that everyone in this room tonight is a student. Presumerò che tutti coloro che sono in questa sala stasera siano studenti. Because I want to talk to the students. Perché io vorrei parlare agli studenti. Okay, Apollo 15 was the fourth manned lunar landing mission. Apollo 15 è stata la quarta missione lunare di allunaggio. Very different from any flight that had gone before because we carried the very first lunar rover and the very first scientific instrument module into lunar orbit. È stata molto diversa dalle missioni che ci hanno preceduto perché noi siamo stati la prima a portare un lunar rover, cioè un veicolo, un'automobile elettrica sulla Luna e un insieme di esperimenti scientifici in un modulo specifico. Now, what the crew you see here, Dave Scott on the left was the commander. Jim Irwin on the left, on the right was the lunar module pilot, and of course that's me in the middle as the command module pilot. Ecco, vedete a sinistra Dave Scott, comandante della missione, a destra Jim Irwin, pilota del modulo lunare, e in mezzo ci sono io che sono il pilota del modulo di comando. The suits that we have on are full pressure suits because if you get exposed to a vacuum, you have to have pressure on the lungs for the oxygen to get into your bloodstream. Le tute che stiamo indossando sono tessute completamente pressurizzate perché se sei esposto al vuoto devi avere pressione interna alla tuta per pressurizzare i polmoni per poter respirare. So we had to have these suits made for us individually. Back then they had to be tailor-made and they had to be able to hold 5 pounds per square inch of pressure. E queste tute erano fatte a mano su misura per ciascuno di noi, all'epoca si faceva così, e dovevano essere in grado di reggere una pressione di 5 libbre per piede quadrato, fate voi i calcoli. Now, these suits are very uncomfortable here on Earth because they weighed 90 pounds. Ecco, sulla Terra queste tute erano scomodissime perché pesavano circa 45 kg. And unfortunately, our final month of training was in the state of Florida where the temperature was above 95 Fahrenheit every day. E l'ultimo mese del nostro addestramento era in Florida dove faceva un gran caldo, circa 40 gradi. But when you get in space, you float inside the suit like you would inside a balloon. Però quando arrivi nello spazio, dentro questa tuta spaziale, ci galleggi, ci fluttui come se fossi dentro un palloncino. And all the pressure points go away. E tutti i punti di pressione spariscono. Now just a question, just a comment about some things that the crew could do. We could decide on the name of our spacecraft, and we could decide on our own crew patch, the patch that you see there. C'erano alcune cose che l'equipaggio era autorizzato a scegliere. Una era il nome della missione, l'altra era la patch, l'emblema della missione che vedete qui. Now, we named our command module the Endeavour after Sir James Cook's sailing ship in the 1700s from England to go to the South Pacific for the first scientific voyage of the South Pacific, and his ship was named Endeavour.
Abbiamo scelto Endeavour come nome della nostra capsula in omaggio a uno dei primi navigatori che ha fatto la missione scientifica per andare per esplorare. Where did you go, sorry? Pacific. Nel Pacifico. The first scientific voyage to the Pacific. Il primo viaggio scientifico nel Pacifico. And we decided that we were making the first scientific voyage to the moon, so it was an appropriate name. E noi abbiamo pensato, stiamo facendo il primo viaggio scientifico verso la Luna, quindi ci sembra un nome calzante. We named the lunar module the Falcon because we were three Air Force officers and we were loyal to the Air Force Academy whose mascot was a Falcon. E abbiamo scelto Falcon come nome per il modulo lunare perché noi tutti e tre eravamo dell'aviazione militare e il falco è la mascotte dell'aviazione. Now I have to make a word about the crew patch because one of your countrymen helped us with this crew patch. Ecco, devo dire una cosa in particolare a proposito dell'emblema di questa missione, perché uno dei vostri connazionali ci ha dato una mano con questo emblema. We had many, many designs submitted to us. We didn't like them. So we asked Emilio Pucci to help us. Ci hanno mandato moltissimi campioni, moltissime idee, bozzetti, e allora abbiamo chiesto a Emilio Pucci di aiutarci. Now, as you know, Emilio Pucci was very famous for designing ladies' clothes. Ovviamente lo conoscete benissimo, designer di moda, moda femminile. But he was also a pilot in World War II. Ma durante la Seconda Guerra Mondiale, Emilio Pucci era un pilota. So he gave us a patch different from this, but with the three birds flying over the surface. Per cui ci ha proposto un emblema, non questo, ma molto simile, con questi tre oggetti, degli uccelli, che volano sopra la Luna. Now his patch was all in pastel colors and it was rectangular and we made it round, red, white and blue and the three birds flying over the lunar surface. E noi l'abbiamo modificata perché lui ci aveva proposto un emblema quadrato, rettangolare e invece noi l'abbiamo fatto rotondo e ci aveva proposto dei colori pastello, invece noi abbiamo scelto questi colori più intensi che sorvolassero la Luna. Now just a small comment, if you look behind the tail of the three birds, what do you see? Se guardate dietro la coda dei tre uccelli, che cosa vedete? Un piccolo dettaglio. We were told before our flight that we could not put Roman numeral 15 on our patch. Ci hanno detto prima di volare che non era permesso mettere dei numeri romani nell'emblema di missione. So we rearranged some craters behind the surface of behind the bird. We rearranged some craters. We had the sun shining for both directions. Give a shadow pattern that was XV. E allora abbiamo spostato alcuni crateri, abbiamo fatto illuminazione da due lati contemporaneamente in modo da ottenere con un gioco di ombre la sigla XV15. We thought our management would certainly disagree with us doing that and they would tell us to take it off, but they approved it as it is. Pensavamo che la direzione ci avrebbe detto no, non è accettabile, dovete toglierlo, invece l'hanno approvata così com'è, è andata così. So much for management oversight. E quando si parla di direzione che controlla tutto, invece non è andata così affatto. The morning of launch, July 26, 1971, we got up very early in the morning, we went through a normal routine. We got checked by the doctor, we got a haircut. Siamo a luglio del 1971, il giorno della partenza, giornata di routine, tutto sommato, si ripete sempre la stessa procedura. L'ultimo momento ci si fa anche il taglio di capelli. Why do you think we would get a haircut before going to the moon unless somebody thought we might see somebody there? E dice, ma secondo voi perché ci siamo fatti tagliare i capelli? Forse perché ci aspettavamo di incontrare qualcuno sulla Luna? Prima di partire ti tagli i capelli? Regardless, we got a haircut. Comunque fosse, comunque sì, siamo andati a tagliarci i capelli lo stesso. Then we went to our breakfast room and we had a last breakfast. Poi siamo andati nella sala di colazione e abbiamo fatto la nostra ultima colazione. Then we went to our suit room where we put on those heavy suits and we started pre-breathing pure oxygen. Dopodiché siamo andati nella sala di vestizione dove abbiamo indossato queste pesantissime tute e abbiamo cominciato a fare la pre-respirazione d'ossigeno. The reason we did that, it's like the deep sea divers. We had to purge the nitrogen from our bloodstreams so that we would not get the bends if we lost pressure on the way to space. Il motivo per cui dobbiamo fare la pre-respirazione è che, come per chi fa immersioni, dobbiamo eliminare l'azoto dal nostro sistema circolatorio, altrimenti ci sarebbe stato il rischio di embolia in caso di depressurizzazione del nostro abitacolo. Now, if you look closely at... Whoops.
Okay, yeah. Look closely at that chair behind me. That is a leather reclining chair. Ecco, se guardate bene quella poltrona da dietro, è una poltrona di pelle reclinabile. And I went to sleep in it. E io mi ci sono addormentato. Good time to sleep. Era un buon momento per dormire. At the right time, we got our little oxygen packs. We walked downstairs, got in the van, drove to the launch pad, got up to the 35th floor where you see us here. E al momento opportuno abbiamo preso i nostri respiratori portatili, siamo andati fuori con un furgone, ci hanno portati alla rampa di lancio, siamo arrivati al 35esimo piano ed eccoci qua. Now here we are going across the gantry, which is 350 feet above the level of the launch platform. Siamo su una passerella che sta a circa 120 metri d'altezza rispetto alla piattaforma di lancio. We're about 500 feet above the ground. Quindi siamo circa 200 metri in tutto, 150 metri al di sopra del suolo. Here you see our spacecraft. This is the largest and heaviest spacecraft ever launched from the surface of the Earth. Questo è il nostro veicolo spaziale. È il più grande, il più pesante mai lanciato dalla superficie della Terra. We weighed very close to 7 million pounds. Pesavamo circa 3200 tonnellate. And we were lifted off the ground with engines that delivered 7.5 million pounds of thrust. E i nostri motori spingevano con una forza sufficiente equivalente a circa 3700 tonnellate. This machine is 363 feet long. Questo veicolo è alto 111 metri. And our spacecraft was way up here. E la nostra capsula è lassù. 350 feet above the bottom of the launch vehicle. A 105-106 metri dalla base del veicolo spaziale. Now I've been asked many times, wasn't it noisy on launch? E molto spesso mi chiedono, ma faceva rumore, si sentiva rumore quando decollava? The truth is, we heard nothing, because we're so far above the engines, and they're pointed the other direction, so we never heard them. E la risposta è no, noi non sentivamo praticamente nulla perché siamo lontanissimi dai motori che sono puntati nella direzione opposta, per cui praticamente non li sentivamo. It was very quiet in the spacecraft, but it was also very slow. C'era molto silenzio nel veicolo spaziale, ma c'era anche molto un'atmosfera lenta. Because we were so heavy, we lifted off very slowly. In fact, launch control had to tell us that we're on our way. Essendo così pesanti, il decollo era estremamente lento, tant'è vero che era il controllo di missione, il controllo di lancio che ci doveva avvisare, avvisava a noi, guardate che avete superato la torre di lancio. It took us 12 seconds to get past the launch umbilical tower, this long tower here. 12 seconds to get past that. Ci volevano 12 secondi dalla partenza, da fermi, per superare la sommità della torre di lancio. It took us 13 and a half minutes to get into a 90-mile orbit. E ci sono voluti circa 13 minuti per arrivare a un'orbita di circa 150 km di altezza rispetto alla Terra. A very long time for a launch. If you've ever seen a shuttle launch on television or any other way, the shuttle program, when they launched, they went into an orbit of 140 miles in 8.5 minutes. E se lo confrontate con i lanci, per esempio, dello shuttle, che arrivava molto più in alto, a circa 140 miglia, che sono 180 km circa, ci arrivava in 8 minuti e spiccioli. We could only go to an orbit of 90 miles, because we did not have enough energy on board to go higher. Noi avevamo un'orbita più bassa, di circa 90 miglia, 150 km, perché non avevamo energia sufficiente per andare più in alto. And it took us 13 and a half minutes to get there. E ci mettevamo 13 minuti e mezzo. That's because of the heavy weight that we were at liftoff. A causa del peso enorme che avevamo al decollo. Just for information, here is the instrument panel in our spacecraft. Ecco, giusto per informazione, questo è il nostro pannello comandi. I just want to show this to let you know how complicated this thing was. Vorrei farvelo vedere giusto per farvi capire quanto era complicato questo aggeggio. There are 730 switches and circuit breakers inside the cockpit. Ci sono oltre 300 interruttori e commutatori all'interno della cabina. That's why it takes a long time to train to make a flight. Ed è per questo che ci vuole così tanto tempo di addestramento per poter volare nello spazio. Okay, here we are in launch. This is what it looks like just after we left the pad. Questo è l'aspetto che ha il nostro veicolo appena dopo che ci siamo staccati dalla rampa di lancio. We got into our 90-mile orbit. We went around the world 1.5 times. Siamo arrivati alla nostra orbita di 90 miglia, 150 km, e abbiamo fatto un'orbita e mezza intorno alla Terra.
By then, we were down to our third stage engine. Yeah, this is called the S4B, third stage, and that was what we used then to accelerate to go to the moon. A quel punto avevamo già scartato il primo e il secondo stadio, era rimasto soltanto il terzo stadio, chiamato S4B, ed è stato quello il componente che abbiamo usato per andare verso la Luna. Now, here we are on the moon. This is the S4B. This part of the space of the launch vehicle is a shroud inside which we carried the lunar module. Ecco, questo è l'S4B e la zona che ha indicato è una carenatura all'interno della quale c'è il veicolo lunare. And then you can see in front of you, this is the service module, and in front of that is the command module. E quello che vedete, la zona cilindrica che vedete avanti, è il modulo di servizio, in cima c'è il modulo di comando che è la cabina. Now my job, once we got started, was to undock, that you see up here. E il mio compito, una volta arrivati a quel punto, era di sganciarci dal resto del veicolo, come vedete qua in alto a sinistra, e poi a destra. Get back a little ways and turn around. Allontanarmi un pochino, girarmi su me stesso. And then go back in and dock with the lunar module inside that shroud. E poi riattraccare, agganciare il modulo lunare che stava all'interno di questa carenatura. Once we did that, here's what we looked like. The lunar module here on our nose and the command module and service module. E questo è l'aspetto che avevamo per il resto del viaggio. Quindi il modulo lunare davanti, collegato al muso della nostra cabina, e noi siamo così. Now we had the ability to open up a tunnel between the two spacecraft. So that my two partners, my two crewmates, Dave Scott and Jim Irwin, could go back and forth. Ecco, avevamo un tunnel di collegamento fra i due veicoli spaziali in modo tale che i miei colleghi Jim Irwin e Dave Scott potessero andare avanti e indietro. So they went back and forth a lot on the way to the moon to practice all the things they would need to do once we got to the moon. E loro sono andati tante volte avanti e indietro fra i due veicoli durante il viaggio verso la Luna per fare esercizio delle cose che avrebbero dovuto fare una volta arrivati. Now there's a little bit of a problem going to the moon like this because of solar energy. C'è un piccolo problema quando si tratta di andare verso la Luna in questa configurazione a causa dell'energia solare. If we stayed in one attitude with the sun shining on us, the surface on the sunny side would go up to 350 degrees Fahrenheit. Se fossimo rimasti in questa configurazione con sempre lo stesso lato rivolto verso il sole, la temperatura di quel lato avrebbe raggiunto i 350 Fahrenheit, diciamo circa 200 gradi centigradi. And the shadowed side would drop to minus 250. Mentre il lato in ombra avrebbe raggiunto temperature bassissime, meno 250 Fahrenheit. So we moved so that we were perpendicular to the plane of the ecliptic. Per cui ci siamo orientati in modo che fossimo perpendicolari al piano dell'eclittica. And we slowly rotated all the way to the moon. E giravamo lentamente su noi stessi per tutto il viaggio fino alla Luna. We went into lunar orbit after the fourth day, and here you see what I lived in, the spacecraft up here. They had five windows and two doors. E siamo arrivati alla fine del quarto giorno, siamo arrivati in orbita intorno alla Luna e questa è la cabina nella quale io stavo con cinque finestre e due portelli. And Dave and Jim got in their lunar module and they went down to this surface area here. E Dave e Jim sono entrati nel loro modulo lunare e sono scesi sulla Luna in quella zona che vedete alle mie spalle. Where they got out the lunar rover, this little vehicle up here. Dove hanno tirato fuori il lunar rover, questo veicolo che vedete qui. So a little electric car that gave them great extended capability on the surface of the moon. È una piccola automobile elettrica che ha dato loro una grandissima possibilità di autonomia sulla superficie lunare. The lunar module you see here is a two-stage vehicle. The gray part on top is the ascent stage, and this part, the gold part, is the descent stage. Ecco, il modulo lunare è morto, Jim. Il microfono? Yeah, wait. È un complotto. It's a conspiracy. It's a conspiracy. Hopefully he has another one. I think we lost the battery. Yeah, abbiamo perso la batteria. Arriverà subito. Nel frattempo, appunto, il veicolo che vedete, il modulo lunare, è composto da due parti, due stadi, il modulo di discesa, che è quello sotto, e la parte superiore, che è il modulo di risalita. Oh. Ah, ok. Can you hear me now? Okay. Mi sentite? Mi sentite?
Yeah, okay. Mi sentite? Just a little comment. The flag does not wave on the moon. Ecco, giusto una noticina. Sulla Luna la bandiera non sventola. There are those who claim that the flag waved on the moon and that's why they thought there was a conspiracy. Ci sono quelli che dicono che la bandiera sventolava sulla Luna e per questo, secondo loro, ci sarebbe un complotto. That we'd never gone to the moon. Che non ci saremmo mai andati. The secret, that's the way it was made. Il segreto è l'abbiamo fatta apposta così che sventolasse, sembrasse sventolasse. This is Jim Irwin. Questo è Jim Irwin. And the landing site was a very, very challenging landing site because it was very far away from the lunar equator. Ecco, il sito di allunaggio era un sito estremamente impegnativo da raggiungere perché era lontano dall'equatore lunare. Now, while Dave and Jim were on the surface for 3 days, I was in orbit describing everything that I saw, and this is the crater Silkovsky, and I have to explain just a little bit about it. Ecco. Mentre loro erano sulla superficie lunare, io ho trascorso 3 giorni in orbita intorno alla Luna a descrivere tutto quello che vedevo. Questa che vedete è l'immagine del cratere Tsiolkovsky e su questo vorrei raccontarvi una cosa. When you look at the moon at night, you see big dark circles on the face of the moon. Quando guardate la Luna di notte, vedete dei grandi cerchi sulla sua superficie. Those big dark circles were all caused by meteor impacts. Quei cerchi scuri che vedete sono stati tutti provocati da impatti di meteore. Now, these were huge events. Questi erano fenomeni colossali. Mare Imbrium, where Dave and Jim landed, was 500 miles across. Il Mare Imbrium, dove sono atterrati Dave e Jim, è largo circa 800 chilometri. From the center of impact to the point where Dave and Jim landed, which is on the shoreline, was 250 miles. Dal punto di impatto che ha creato questa zona al luogo dove si trovavano Dave e Jim, che era sulla riva di questo mare, ci sono 250 miglia, quindi circa 400 chilometri. Now, this is the crater Tsiolkovsky, and the same thing happened. This is the rebound feature. When you drop a pebble in a pond, the first thing you get is a rebound feature. Ecco, quella montagna che vedete è la struttura di rimbalzo, vale a dire quando lanciate un sasso in uno stagno, l'acqua rimbalza verso l'alto al centro. Now, that's exactly what happened here, except that rebound feature never subsided. È esattamente quello che è successo alla roccia lunare, quello che vedete qui, solo che in questo caso, essendo roccia e non acqua, la struttura è rimasta emersa. Now, the large circles we see on the moon, everything subsided, the waves went out from the center of impact. And only the third wave froze in place. Quindi tutti i crateri che vediamo, tutti questi grandi cerchi che vediamo, sono crateri di impatto nei quali solo la terza ondata di materiale fuso si è coagulata e ha formato quindi questi cerchi. Questo è quello che vediamo oggi. Now that third wave was 15,000 feet high and it's 250 miles away from the center of impact. Ecco, quell'ondata era alta circa how many miles? It was 250 miglia away. Away from the center of impact. 400 chilometri di distanza dal centro di impatto, and how many miles high? 15,000 feet, about 5 miles. Quindi 5,000 metri. Era alta 5 chilometri l'ondata di magma. Now, that's what caused all of the dark circles you see on the moon. Quindi tutti i cerchi scuri che vedete sulla Luna sono stati provocati in questo modo. The result of that was that when these meteors impacted the moon, they left a lot of mass underneath the surface on one side of the moon. Il risultato di tutto questo è che quando queste grandi meteore impattavano la superficie lunare, entravano in profondità e lasciavano una grande quantità di massa sulla faccia nascosta della Luna. The result of that was that the center of gravity of the moon shifted away from the center of the moon by about 22 kilometers. Il risultato di tutto questo è che il centro di gravità della Luna è spostato di circa 22 km rispetto al suo centro geometrico. And that is exactly why we only see one face of the moon today. Ed è per questo che vediamo soltanto una faccia della Luna oggi. Because the offset center of gravity forced the moon to look at us around all the way around with only one face. Perché il suo baricentro spostato rispetto al centro geometrico l'ha obbligata a orientarsi verso di noi in questo modo. I also had the opportunity to take a lot of pictures. Ho avuto anche l'occasione di fare tantissime fotografie.
With two large cameras, I photographed roughly 25% of the moon's surface. Con due grandi speciali fotocamere ho fotografato circa il 25% dell'intera superficie della Luna. And then I took individual pictures like you see here. This is crescent Earth. E ho anche fatto delle foto singole come quella che vedete qui. Questa è una falce di terra. Just to remind you, it's not the moon, it's the Earth. Giusto per ricordarvi che quella non è la Luna. Okay, after 3 days, Dave and Jim came back into lunar orbit. Dopo 3 giorni, Dave e Jim sono ritornati in orbita intorno alla Luna. About 50 feet away, we took pictures of each other. Quando erano a circa 15 metri di distanza da noi, gli uni dagli altri, si sono fatti delle foto. And then Dave says, okay, we're ready to dock. E a quel punto Dave ha detto, okay, siamo pronti per l'attracco. And I said, no, Dave, we're not. E io ho detto, Dave, no, non siamo pronti per l'attracco. Dave was the commander, and we had trained together for 3 years, but I had a lot of ideas during the training that I gave to him, but we always did it his way. Dave era mio comandante e io durante l'addestramento avevo avuto molte idee a proposito di questa manovra di attracco. Durante l'addestramento avevamo sempre fatto a modo suo, come voleva Dave. I decided this was the perfect place to get that sorted out. E ho deciso che era il momento ideale per decidere di spiegargli come fare le cose, chi comandava. Because they full well knew I was the only one who could come home. Perché loro due sapevano benissimo che ero l'unico in grado di tornare a casa. Very quick conversation. È stata una conversazione molto breve. Well, we've got through that. Yeah. There is a point I want to make about that, though. Ecco, però c'è una cosa che vorrei dire a questo proposito. And this goes for everybody, young people, old people. I don't care who you are. Ecco, vale per tutti, giovani, meno giovani, non importa chi siete. You do not have to love the people you work with. Non c'è bisogno che amiate le persone con le quali dovete lavorare. But you have to be very, very good professionally with that person. Ma dovete essere con queste persone estremamente professionali. And that's the way Dave and I were. We worked very well together, doing what we had to do, but we were not friends. Dave e io siamo stati così. Abbiamo lavorato bene, abbiamo fatto bene quello che dovevamo fare, ma non siamo mai diventati amici. I'm going to tell you what the advantage of that is. Vi dirò anche qual è il vantaggio di questo. We had certain number of things, scientific experiments to do on the flight. Avevamo un certo numero di cose, compresi degli esperimenti scientifici da fare durante il volo. And because of this little thing between Dave and I, there is no way I would not do everything I had to. E a causa di questo rapporto, per merito di questo rapporto con Dave, non c'era modo che io non facessi quello che mi era stato detto di fare. And I think that's kind of an advantage. E questo per me è stato, secondo me, un vantaggio. Okay, we spent another day in lunar orbit and got ready to come home. Abbiamo passato un altro giorno in orbita intorno alla Luna, poi ci siamo preparati per tornare a casa. Now, obviously, this is a painting of our departure from the moon. Ovviamente questo è un dipinto della nostra partenza dalla Luna. Hard to get a photographer up there. È difficile avere un fotografo a disposizione lassù. Had to have it painted. Abbiamo dovuto farlo dipingere. So we started on our way back home and I did what we call a spacewalk. E quindi ci siamo diretti verso casa e io ho fatto quello che si chiama passeggiata spaziale. I did that to recover 2 film canisters that we had in cameras outside. Ho fatto questa escursione al di fuori del veicolo spaziale perché dovevamo recuperare 2 contenitori di pellicole che stavano all'esterno del veicolo. Because the only thing that survives the flight is what's inside the command module. Perché l'unica parte del nostro veicolo che sopravvive e torna sulla Terra è quello è la cabina, la capsula conica e il suo contenuto. Because it's the only thing that has a heat shield. Perché è l'unica parte del veicolo spaziale che ha uno scudo termico. So I went out twice, got the film canisters, took them back to Jim Irwin in the hedge. Quindi sono uscito 2 volte, ho preso i 2 contenitori di pellicola e li passati a Jim Irwin all'interno del portello. I went back out a third time. Sono uscito anche una terza volta. Put my feet in some foot restraints and stood up. Ho messo i piedi all'interno di alcuni sostegni, alcuni punti di attacco e mi sono messo in piedi. And just by shifting my eyes I could see both the Earth and the Moon. E semplicemente spostando gli occhi potevo vedere contemporaneamente la Terra e la Luna. Most unique view you could ever have. È la veduta, la vista più unica che si possa immaginare di avere.
Once we did that spacewalk, got back inside, took off those big heavy pressure suits, put on our leisure suits and came back home. Fatta questa ultima escursione, siamo rientrati nella capsula, sono rientrato nella capsula, ci siamo tolti le ingombranti tute spaziali pressurizzate, ci siamo messi delle tute più leggere e abbiamo proseguito il viaggio verso casa. As we got back to, close to the atmosphere, I undocked or left the service module, and all I had left was then at that point the command module. Poco prima di rientrare nell'atmosfera, io ho sganciato, ho lasciato andare via il modulo di servizio e quindi tutto quello che rimaneva del nostro veicolo spaziale era questa capsula. And I oriented the heat shield toward the incoming air. E ho orientato lo scudo termico verso l'atmosfera che ci stava venendo incontro. And let the friction of the air against the heat shield slow us down. E ho lasciato che l'attrito dell'aria contro lo scudo termico ci rallentasse. And we slowed down very quickly from 25,000 miles an hour to 500 miles an hour. E ci ha rallentato molto in fretta, siamo passati da circa 40.000 km l'ora a circa 800 km l'ora. And we got down to 10,000 feet when the main parachutes came out. A circa 3.000 metri si sono aperti i paracadute principali. And I think at 8,000 feet we lost one. E a 8.000 piedi, quindi 2.000 metri e qualcosa, abbiamo perso uno dei nostri paracadute. We lost the parachute because I had to get rid of some fuel that I had in the lines. And we did not want that fuel to have be a problem once we got on the surface. L'abbiamo perso perché io dovevo espellere del propellente che avevamo ancora a bordo e temevamo che quel propellente potesse causarci dei problemi una volta arrivati per l'ammaraggio. Quindi l'ho scaricato. And the fuel went right up that shroud line and burned up that parachute. E il propellente è salito lungo il sartiame del paracadute, lo ha consumato, lo ha corroso e ha rovinato il paracadute. So we came down a little faster. Quindi siamo arrivati giù un pochino veloci. Not much. Not much. Just a little. Non molto, ma un pochino. But here we can see us splashing in the water, and as soon as we splashed, the Navy SEALs were there to help us. E ci avete visto il nostro ammaraggio? Non appena siamo arrivati in acqua, sono arrivati i SEAL della Marina a soccorrerci e darci una mano. Very quickly, they put a collar around the spacecraft, and they got us out in this little rubber lifecraft here. Molto rapidamente ci hanno messo un collare flottante galleggiante intorno alla capsula e poi ci hanno fatti salire su questo canotto che vedete qui. So then we got in a sling and went into a helicopter and flew back to our recovery ship. Ecco, ci mettono in un verricello, ci portano su con un elicottero, ci portano alla nave di recupero. And we put on some blue flight suits while we're in the helicopter, and this is what we looked like when we got on the aircraft carrier. A bordo dell'elicottero ci siamo messi delle tute di volo che erano state preparate lì e questo era l'aspetto che avevamo quando siamo scesi dall'elicottero. We sailed into Pearl Harbor and the next morning got an airplane, went back to Houston, and here's our arrival in Houston. E poi siamo arrivati a Pearl Harbor via nave, poi siamo andati in aereo fino a Houston. Yeah, you can see I haven't shaved for a while. E qui sono a Houston e come vedete è un po' che non mi faccio la barba. In fact, I didn't shave the whole time of the flight. Dire il vero, non mi sono fatto la barba per tutto il volo. We decided we were going to be real explorers. Abbiamo deciso che saremmo stati veri esploratori. If you've ever seen pictures of old explorers with beards and long hair, that's our role model. Ecco, se avete mai visto quelle foto degli esploratori di tempi andati con questi capelli lunghi, le barbe folte, ecco, quello era il nostro modello da cui ispirarci. Okay, now I want to make a point about how important certain things are to young people in today's world. Ecco, vorrei sottolineare l'importanza di alcuni aspetti nel mondo di oggi per i giovani. I believe I was able to join NASA, become an astronaut and make this flight because of my interest in science, technology, engineering and math. Ecco, credo di aver avuto la possibilità di partecipare a questa missione per merito del mio interesse per la scienza, la tecnologia, l'ingegneria e la matematica. I did grow up on a farm and I could have stayed there all my life, but I also really enjoyed mathematics. Sono cresciuto in una fattoria, avrei potuto rimanere lì per il resto della mia vita, ma io avevo una passione per la matematica. So I went to the U.S. Military Academy at West Point and graduated. E quindi sono andato all'Accademia Militare di West Point, dove ho conseguito pieni voti. And after flying a few years in the Air Force, I went back to college. Dopo aver volato per alcuni anni nell'aviazione, sono tornato al college. I ended up at the University of Michigan.
with 3 master's degrees in science, technology, engineering and math. Ecco, e sono finito all'Università del Michigan con 3 master in scienza, tecnologia, ingegneria e matematica. That's why it's so important for the young people today, and I hope you all support this, to pursue the science, technology, engineering and math courses. Ed è per questo che credo che sia importantissimo per i giovani d'oggi, e spero che siate d'accordo con me, che i giovani oggi si dedichino a queste facoltà, questi temi. I don't believe I've ever known a doctor or a lawyer or an accountant, except maybe one that's here, that could design a spacecraft. Non credo di aver mai conosciuto né un medico né un contabile né altro che fossero in grado di progettare un veicolo spaziale. Forse uno che c'è qui. I think it takes an engineer. Ecco, credo che ci voglia un ingegnere per queste cose. So you can see, here are some of the things that we had to be STEM oriented to do on our flight. The high resolution cameras that I used to photograph the surface of the moon. I did remote sensing, I had microwave, alpha particle, X-ray, I had a whole series. Ecco, quindi queste sono alcune delle cose che dovevamo essere in grado di fare durante la nostra missione, quindi riprese con fotocamera ad alta risoluzione, sensori particelle alfa, raggi X, di tutto durante il nostro viaggio. And visual observations, that's something that I just had to learn. But photography was very important, and that's something that was very scientific. Ecco, l'osservazione visiva è una cosa che ho dovuto imparare per questa missione, mentre la fotografia era una cosa che dovevamo fare con un approccio estremamente scientifico. Now, the technology that we used on our flight, think of what it would take to navigate from the Earth to the Moon. Ecco, a proposito della tecnologia che avevamo a bordo, provate a immaginare che cosa ci vorrebbe per navigare dalla Terra verso la Luna. We had 2 ways to figure out where we were. Avevamo 2 modi per capire dove ci trovavamo. Mission control knew where we were. Il controllo missione sapeva dove eravamo. And I could also figure out where we were on board by using the sextant and the computer. E io ero in grado di capire la nostra posizione usando il sestante di bordo e il computer di bordo. But our computer was not a very big computer. Ma il nostro computer di bordo non era molto grosso. 75K of memory. 75K di memoria. We had so little memory that they could not put all the software programs in our computer that we wanted. Avevamo così poca memoria disponibile che i tecnici non potevano installare sul computer tutti i programmi di cui avevamo bisogno. So, the one they took out of the program, out of our software, was a program called Return to Earth. E quindi hanno deciso che fra i vari programmi che avrebbero sacrificato c'era quello per il ritorno sulla Terra. Good thing everything worked. Per fortuna ha funzionato tutto. Right, now our computer did calculate the angle between stars. Ma il nostro computer era in grado di calcolare l'angolo fra le stelle. And then we could fix our position in the Earth-Moon system by looking at one star in the Earth horizon. E eravamo a quel punto in grado di localizzarci nel sistema Terra-Luna guardando una singola stella sull'orizzonte. We used the sextant just like the ancient navigators. Usavamo il sestante esattamente come gli antichi navigatori. With this sextant we could locate the stars, pull the lines of sight together and calculate the angle, and that gave us eventually our location. Ecco, usando questo sestante potevamo traguardare le stelle, calcolare gli angoli e a quel punto determinare la nostra posizione. Now here, just imagine the enormous engineering task of building a Saturn V. Ecco, provate a immaginare il compito ingegneristico immenso di progettare, di costruire un Saturno V. Do you realize of all the Saturn V's that were launched from America, not one single one failed? Di tutti i Saturno V che sono stati lanciati, neanche uno ha fallito la propria missione. And of course, the F1 engine was the largest rocket engine ever built. E il motore F1 che stava alla base del Saturno V è tuttora il più grande motore mai realizzato. Okay, just some final comments. Mathematics is the basis for everything. Alcuni commenti finali. La matematica è la base di tutto. We could not have gone to the moon and done what we've done without the mathematics behind us. Non avremmo potuto raggiungere la Luna se non avessimo avuto alle nostre spalle il sostegno della matematica. Why is all this important? Well, I have a firm belief that
going into space is eventually going to allow our species to live. Perché tutto questo è importante? Perché io credo che andare nello spazio prima o poi sarà l'unica maniera di consentire alla nostra specie di continuare a vivere. We know that the sun is only going to last so long. Sappiamo che il sole non durerà in eterno. It's a long ways out, maybe 5 billion years, but it's going to happen. Durerà forse 5 miliardi di anni, ma prima o poi succederà che non funziona più. So when that happens, the Earth will no longer exist, neither will any of the planets in the solar system, and we're going to have to go somewhere else. A quel punto la Terra non esisterà più, nessuno dei pianeti del sistema solare esisterà più, e quindi saremo costretti ad andare da altrove. So the bottom line of all this is, I believe that we're on a path in space to develop a capability to go to another planet. E in sintesi, io credo che il nostro percorso nello spazio è quello che ci porterà la capacità di raggiungere, di andare tutti su un altro pianeta. So here just a few words for the young people, but I firmly believe the future belongs to the young people, and we need to help them in the right direction to do the right things to help us make sure that our species survives. Ecco, queste sono parole quindi per i giovani. Credo che il futuro appartenga ai giovani, sono loro, dobbiamo aiutarli a trovare la maniera di risolvere i nostri problemi in modo che da poterci portare verso questo futuro. It's been a pleasure. Grazie. No, question. Okay. Now, questions? Ci sono domande? There's one there, one there. You know what, I'm going to sit down. Okay. First question. Let's okay, sit down. We're going to sit down. Ci sediamo. Poi c'è un elemento di futuro qua che si è già prenotato. No, no, però vai. No, volevo dire, lui ha detto che il sole durerà ancora tantissimo tempo. What's he say? He's saying, the sun will last about 5 billion years. And that rock is already 3.3 billion years old. So time is relative. Okay. It's considered that the Earth and the Moon system were developed somewhere between 3 and 5 billion years ago. Ecco, si ritiene che il sistema Terra-Luna si sia formato fra 3,5 e 5 miliardi di anni fa. But things like this rock can be very confusing. Ma oggetti come questa roccia possono creare molta confusione. On Apollo 15, Jim Irwin found a rock that had a crystal in it. Durante Apollo 15, Jim Irwin ha trovato una roccia che conteneva un cristallo. And that was considered part of the original crust of the moon. Ecco, quel cristallo si ritiene che facesse parte della crosta originale della Luna. Indicating the age of the moon somewhere about 4 billion years ago. Il che indicherebbe che l'età della Luna è di circa 4 miliardi di anni. The only problem with that is that the sand that the rock was resting on was older than the rock. Il problema è che la polvere, la sabbia sulla quale poggiava questa roccia era ancora più antica rispetto a quella roccia. So, when we describe rocks like this and their age and their composition, we have to be very, very careful how we say that. Quindi quando descriviamo l'età di queste rocce, descriviamo la loro composizione, dobbiamo essere estremamente cauti nel modo in cui ci esprimiamo. I believe it's very hard to understand or to visualize how the moon became a planet around the Earth. Credo che sia estremamente difficile per noi visualizzare il modo in cui la Luna è diventata un oggetto che orbita intorno alla Terra. Oh, the enormous amounts of energy that it took are beyond my understanding. Anche la quantità di energia che è stata necessaria per questo fenomeno è al di sopra sicuramente della mia comprensione. They are now beginning to understand that the moon was part of the Earth. Si comincia ora a capire che la Luna faceva parte della Terra. And a very heavy object with huge gravitational pull went by the Earth and pulled the part out that became the Moon. E un oggetto molto massiccio è passato vicino alla Terra, ne ha strappato una porzione e quella porzione è poi diventata la Luna.
So all of these things we try and figure out as best we can how they happened, why they happened, when they happened. But that is very difficult to do. Ma cerchiamo di fare del nostro meglio per capire esattamente quando, su che scala temporale sono avvenuti questi eventi, ma facciamo del nostro meglio, e questo è il massimo che per ora possiamo fare. But based on that, it's even more difficult to figure out what will happen in the future. Detto questo, proprio per questo è ancora più difficile cercare di capire che cosa succederà in futuro. But my prediction is, ma la mia previsione è that che the earth has probably another 4 billion years of life. La Terra ha a disposizione probabilmente 4 miliardi e mezzo di anni di vita ancora a disposizione. But because of the way people are acting today, we will never make it. Ma a causa del modo in cui si sta comportando la gente oggi, probabilmente non ce la faremo così a lungo. I think humans are the worst disease on earth. Credo che gli umani siano la peggiore malattia che possa avere la Terra. Now, if we could get, if everybody could do their thing and work together, we'd be fine. Se tutti ci mettessimo d'accordo per lavorare insieme, andrebbe benissimo. I absolutely believe that if we've got to stop this aggression that we see in the world today, if we are to successfully survive the next 1,000 years, let alone 5 billion. Credo che dobbiamo assolutamente trovare la maniera di mettere sotto controllo questa aggressione che vediamo nel mondo di oggi, se vogliamo sopravvivere, non dico i miliardi, ma almeno i prossimi 1,000 anni. Maybe what that says is we need to be able to get to another planet a lot sooner than I thought. Forse tutto questo vuol dire che forse è meglio che ci spicciamo a trovarci anche un altro pianeta. Ok, any more questions? Ecco, c'era una domanda? Yeah. Ok, voce forte? Io? No, lui, aspetta. Can you hear him? Come mai è finito? Okay, how come the lunar program ended? Why have we stopped going to the moon? Oh, why did we stop going to the moon? Okay. We stopped Apollo's 18, 19, and 20 because the president decided we'd been there enough. Abbiamo interrotto le missioni lunari che erano previste, c'era Apollo 18, 19, 20, sono state annullate perché il Presidente ha detto che eravamo stati sulla Luna abbastanza volte. Terrible decision. Pessima scelta. It made sure that I only made one flight. Ecco, in questo modo io ho fatto un solo volo. Part of the reason was that funds in the US were being transferred to the space shuttle program. Una delle ragioni è che i finanziamenti venivano trasferiti dal nostro programma verso il programma shuttle. So the Apollo program was closed. Per cui il programma Apollo fu chiuso. I thought that was a terrible decision at the time. E all'epoca ho pensato che quella sia stata una decisione pessima. Today I'm not so sure. Not because they canceled the program, but because now we have 3 Saturn V complete machines on display at various places in the US. Ma all'epoca appunto non mi sembrava una pessima idea, però adesso, grazie a questa decisione, abbiamo 3 Saturno V completi interi esposti sulla Terra a disposizione. And I think they're a fabulous way of reminding us that we can do whatever we want if we put our minds to it. E credo che siano tutti e tre degli oggetti, dei modi magnifici di ricordarci che possiamo fare qualunque cosa se solo ci impegniamo a farla. Now today we're seeing some people in the commercial area doing things that NASA should be doing. Oggi vediamo che ci sono degli operatori commerciali che stanno facendo le cose che dovrebbe fare la NASA. SpaceX, Blue Origin and Boeing Aircraft Company are all building spacecraft to go somewhere. SpaceX, Blue Origin e la Boeing stanno tutti costruendo dei veicoli spaziali che dovranno andare da qualche parte. SpaceX has already sent many, many cargo ships to the International Space Station. SpaceX ha già mandato diversi veicoli cargo alla Stazione Spaziale Internazionale. I believe Blue Origin, which as you probably know is funded by Jeff Bezos, which you probably know is the owner of Amazon.
Ecco, io penso che Blue Origin, che come probabilmente sapete è finanziata da Jeff Bezos, che è il boss di Amazon, he has more money than anyone in the world. Ha più soldi lui di chiunque altro al mondo. He is paying for the whole space program of Blue Origin by himself. Paga l'intero programma spaziale di Blue Origin di tasca propria. He does not look for outside funding. Non cerca finanziamenti esterni. SpaceX lives on outside funding and I'm worried about that. SpaceX invece dipende dai finanziamenti esterni e la cosa mi preoccupa. We'll see. But within a short period of time, SpaceX is going to launch their Starship. Vedremo come va a finire. Nel frattempo, a breve, SpaceX sta per lanciare... ecco, quello è Saturno 5 che è ancora disponibile, visibile. A Houston, sì. SpaceX sta per lanciare il prossimo, suo prossimo veicolo, Starship. Blue Origin will be flying their Glenn, their Shepard and Glenn spacecraft or launch vehicle soon. E Blue Origin lancerà presto i suoi veicoli Shepard e Glenn. Blue Origin just built the largest manufacturing plant at Kennedy Space Center. Blue Origin ha appena ultimato la realizzazione del più grande centro di costruzione presso il Kennedy Space Center. Where they are going to build their launch vehicles, their spacecraft and their engines all in one place. Costruiranno i loro veicoli spaziali, i loro lanciatori, i loro motori tutti nello stesso luogo. He is the one I believe can do it. Io credo che sia lui quello che ce la farà. So I think we're in for some pleasant surprises from the commercial world, but NASA also has their space launch system. Credo quindi che vedremo delle piacevoli sorprese dal mondo degli operatori spaziali commerciali, ma nel frattempo la NASA ha il suo SLS, lo Space Launch System. And they are building an Orion spacecraft, which is pretty much like the old Apollo. E stanno costruendo una capsula che si chiama Orion che somiglia grosso modo alla vecchia Apollo. But the point is there's a lot of activity going on in Launch City at Kennedy Space Center over the next year or so. It's going to be a lot of launches. Ecco, quello che conta è che nel prossimo anno ci sarà tantissima attività di lanci spaziali dal Kennedy Space Center e altrove. And we'll go back to the moon within 5 years probably. E probabilmente torneremo sulla Luna entro 5 anni. And Mars, that's a question. Marte, non lo so, è una domanda. Big problems going to Mars. And the biggest one that's not been solved that I know of is solar radiation. È difficile andare su Marte. E per quel che ne so, uno dei problemi che non è ancora stato risolto è quello della radiazione solare. When we went to the moon, we were protected by the magnetosphere of the Earth-Moon system. Quando siamo andati verso la Luna, eravamo protetti dalla magnetosfera del sistema Terra-Luna. But when we go to Mars, and that's only a 2-week flight. And when we go to Mars, it's going to be a year and a half outside that magnetosphere. E il nostro volo durava 10 giorni, mentre andare verso Marte significa andare fuori da questa magnetosfera e metterci un anno e mezzo di viaggio. So we certainly have to learn how to protect those who are going. Quindi decisamente dobbiamo imparare a proteggere i viaggiatori. But like everything else, those problems will be solved. Come tutte le altre cose, anche questi problemi verranno risolti. But you see, I think Mars is only the next step. Ma io, vedete, credo che Marte sia soltanto il prossimo passo. We have to develop a system that will allow us to fly to another planet in another solar system. Dobbiamo sviluppare un sistema che ci consenta di volare verso un altro pianeta che stia al di fuori del nostro sistema solare, in un altro sistema solare. Now, there is a planet that's been detected that is like the Earth. It has an atmosphere. It probably could sustain life, but it's 4 light years away. È stato trovato un pianeta simile alla Terra, con un'atmosfera abbastanza simile alla nostra, però si trova a 4 anni luce e mezzo di distanza da noi. That may not sound like much, but at the speeds we can go today, it will take us 40,000 years to get there. Detto così non sembra molto lontano, ma alle velocità a cui possiamo andare oggi ci vorrebbero circa 40.000 anni di viaggio. So there are big, big things that have to be solved. Quindi ci sono dei problemi grossi da risolvere. But it's only a question of time. We'll do it. Ma è solo questione di tempo. Ce la faremo. We need more engineers, right? Ci servono più ingegneri.
domanda là, c'è una domanda là. One more. Ci sta, abbiamo tempo ancora per una domanda, prego, chi here. C'era là, non so se, chi? Prego. Volevo sapere, quando era in orbita, il timore di non tornare più, gli è mai passato nella mente? E un'altra piccolissima domanda è, alla luce di quanto hai illustrato e di quanto ha studiato, il fatto che l'umano, l'ha già detto, è uno degli elementi forse più dannosi della Terra, non c'è il rischio di contagiare anche lo spazio con tutte queste missioni che i vari stati internazionali continuano a fare, ultimamente Cina, Giappone, India, eccetera? Non c'è l'inquinamento anche spaziale? Ok. Two questions. Part I one. Thought it was about 15. Sono due domande. 15 domande. Sembravano 15, ma sono due. Okay. Okay. First question. Did you ever, were you ever worried or afraid of not making it back? Was I afraid of not making it back? Se temevo di non tornare? No. No. My only concern was that if something happened on the flight that would not allow us to come back, that I was not the one that caused the problem. La mia unica preoccupazione era che se fosse successo qualcosa che ci avrebbe impedito di tornare, non doveva essere colpa mia. But we had accepted any risk of a mechanical failure that would not allow us to come back. Ma avevamo messo in preventivo, avevamo accettato il rischio di qualunque guasto meccanico che ci poteva impedire di tornare. Something much more important than the individual person, and that is what that individual person stands for. Cioè, c'era in gioco una cosa molto più importante della vita della singola persona, c'era in gioco quello che quella persona rappresentava. And pride in what our country was doing was far more important than my life. E l'orgoglio per quello che il mio paese stava facendo era estremamente molto più importante della mia vita stessa. Ok, now, second part. 14 question. Are you concerned, based on what you mentioned about humans being a dangerous force on the Earth, are you afraid that we might be exporting our pollution with all these missions flying to other worlds? Oh, no, I'm not worried about that at all. No, non sono preoccupato che porteremo con noi il nostro inquinamento o quello che stiamo facendo adesso. When I flew, we had a program that tested us for something that we might have brought back. Quando ho volato io nel mio programma c'era il piano, c'era un test che serviva per determinare se c'era il rischio che portassimo noi indietro qualcosa dallo spazio di pericoloso. So they found out that we were bringing nothing back, and I suspect once you get into space, anything that gets into space that might be considered pollution probably would disappear in space. E credo che qualunque oggetto materiale che tu possa buttare nello spazio alla fine diventa si perde nello spazio. Maybe we are the pollution from somewhere else. Forse noi siamo gli scarti che arrivano da qualche altro posto. Siamo noi la spazzatura. And that's not a bad thing. E questo non è necessariamente male. Quel ragazzo là, facciamo fare una domanda a un ragazzo? Sì, sì, c'è un ragazzo là che... E poi... No, aspetta. In così grande forma, è partito. Signor Worden, la mia domanda è questa. Perché i suoi colleghi Jim Irwin e Dale Scott dovettero diciamo, aprire, quando erano sulla superficie della Luna, aprire il portellone superiore dell'EM e guardarsi intorno, fare la cosiddetta standing EVA. Okay. When Jim and Dave were on the moon, they had to do a stand-up EVA. Mm-hmm. Why? Oh. When they first got on the surface of the moon, the decision was made by the geologists that they would do what they call a stand-up EVA. That meant that Dave got in the hatch. And he got outside and he did a video of the entire
360 degrees around him as a starting point for what they had to do. Ecco, è stata presa la decisione per la nostra missione che Dave Scott si sarebbe sporto dal portello superiore del modulo lunare e avrebbe usato la telecamera per dare una panoramica a 360 gradi di tutto quello che stava intorno. Now understanding that Apollo 15 had the lunar rover that gave them great extended range. Ecco, bisogna tenere presente che Apollo 15 aveva il Lunar Rover che dava loro una possibilità di allontanarsi molto di più rispetto agli equipaggi precedenti. And Dave wanted to send back a video of the 360s around the lunar module back to the geologists at Mission Control so they could plan out his EVAs. E volevano far arrivare questa panoramica a 360 gradi ai geologi che stavano sulla Terra in modo che potessero pianificare le loro escursioni. Good question. Ottima domanda. Ok, c'era un ragazzo che... vedo tanta gente che si qualifica da sola come ragazzo, ma... cioè, ragazzi... No, c'è quel ragazzo là che vuole... Questo? Questo? Boxel, tu! Dai, vai! Ok, was it hard to become an engineer? No, è facile dire. It was easy to become an engineer. Was for me. Yeah. If you like math, engineering is easy. Per me è stato facile. Se ti piace la matematica, l'ingegneria è facile. If you like writing and telling stories, then don't become an engineer. Se ti piace scrivere e raccontare storie, non fare l'ingegnere. Avevi una seconda parte, dimmi. Qualcosa del I think he wants you to sign the comic later. Non so se stasera. We're not doing autographs. Sorry. Mi spiace, stasera no. Ok? Chi è il prossimo? Wanna go? Oh no, I'm okay. Yeah. Okay. As long as you want to go. Dirigi tu le domande, scegli tu, Dario. I think there's a point at which you cut it off because it gets pretty old, pretty yes, bad. Yes. Vabbè, allora ci concede ancora un paio di domande. Aspetta, è lui il maestro di cerimonie? Who? Ok. Dal punto di vista umano, volevo chiedere a lui cosa ha provato quando era nella situazione arriva fuori e essere uno dei pochi a aver fatto una cosa che in tutta l'intera umanità non ha potuto mai provare. Insomma, qual è l'emozione che ha avuto? Vedere Terra, Luna. He would like to know about your emotions during your EVA between the Earth and the Moon. My emotions? Le mie emozioni? I had none. Nessuna. I had practiced that maneuver so many times that I could have done it in my sleep. Mi ero esercitato a fare quella manovra così tante volte che l'avrei potuta fare dormendo, a occhi chiusi. I tell you what it's like. If you're a musician, you practice long, long hours all week long, and then when you give a concert on the weekend, you don't think about it, you just do it. Se sei un musicista, per esempio, provi e riprovi tante volte, poi finalmente arriva il giorno del concerto, lo fai e non ci pensi. È così. My spacewalk was the same thing. I just did it without even thinking about it. E la mia escursione, la mia passeggiata spaziale è stata la stessa cosa, l'ho fatta senza neanche pensarci. But when I got back to Earth and got to thinking about it, then I had lots of thoughts. Ma quando sono tornato sulla Terra e ho cominciato a pensarci, allora sì, mi sono venuti in mente tanti pensieri. It's nice to think about being in an extreme position, a very dangerous position, very challenging position like that after you've gotten safely home. È bello pensare a quando ti trovavi in una situazione così pericolosa, così difficile, dopo che sei tornato a casa. Grazie. Grazie. Last one.
L'ultima domanda. Volevo chiedere quali furono gli esperimenti scientifici della sua missione e da cosa si differenziavano dalle altre missioni. Mm. Could you describe the science experiments? Which science experiments did your mission do, and what? In what were they different from the previous ones? Oh Lord, we had the science experiments that Dave Scott and Jim Irwin did on the surface were exactly the same as those on all the flights before. Gli esperimenti condotti sulla superficie lunare da Dave e Jim sono stati furono esattamente gli stessi fatti dalle missioni precedenti. They were told to pick up every rock of a different color that they could find. E la loro istruzione era raccogliete sassi di tutti i colori differenti che riuscite a trovare. Very scientific. Molto scientifico. I had a complete set of remote sensors on board that I used to scan the lunar surface. I had X-ray, I had microwave, I had alpha particle, I had three or four other sensors along with a mass spectrometer. We carried a complete suite of instruments and I was the first one to do that in the Apollo program. Io avevo una suite completa di strumenti di osservazione, di analisi, avevo uno spettrometro di massa, avevo dei sensori particelle alfa, raggi X, microonde, c'era di tutto. Io sono stato il primo a fare questo genere di rilevamenti della Luna. Now the whole purpose of that is that we can analyze the rocks when we bring them back, but then we compare the analysis to what we the data we receive from the remote sensors and then build a program where you don't have to land to know what's there. Il nostro obiettivo era quello di confrontare i segnali che ci arrivavano dai sensori remoti con le rocce che trovavamo sulla superficie, che portavamo a casa dalla superficie, in modo da sviluppare un programma che ci consentisse di capire che cosa c'era in una certa zona della Luna senza doverci per forza di cose andare, quindi avere la possibilità di analizzare remotamente la superficie. Ok? Ok. Allora, di nuovo ringraziamo tutti quanti, è stata una bellissima serata, molto domande. Thank you, my friend. Thank you. Thank you.